Buonasera a tutti, questa sera faremo un piatto dietetico. Visto che arriva l'estate, bisogna andare al mare, no? Dobbiamo mantenere la linea, altrimenti non ci guarda nessuno. Quindi faremo questo piatto molto molto leggero, utilizzando il salmone. Ci servirà appunto un filetto di salmone, dei pomodori, cipolla rossa, l'avocado per fare una sorta di guacamole e dello yogurt greco. Andiamo a vedere come fare questa ricetta. Iniziamo tagliando il nostro avocado a fettine e poi lo andiamo a trinciare grossolanamente. Dopo lo passiamo in una ciotolina. Ok, poi andiamo a prendere la nostra cipolla rossa e la facciamo alla degli intacchi dritti. Dopo la andiamo a tagliare a quadratini piccolissimi. Non la userò tutta, altrimenti è troppa. La aggiungiamo nell'avocado. Il pomodorino lo tagliate a metà e poi a quarti e dovete privare la parte acquosa e dei semi. Anche questo stesso procedimento. Facciamo tipo una julienne e dopo a quadratini. Questo piatto lo consiglio vivamente di prepararlo a tutti i maschietti per la propria fidanzata se volete lasciarla senza parole, fidatevi. Ok, una volta messo tutti gli ingredienti dentro la ciotolina, aggiungete un pizzichetto di sale e un goccio d'olio extravergine d'oliva. Andrebbe anche un po' di lime o di limone, però non lo utilizzerò in questo caso perché avremo lo yogurt che sarà abbastanza acido. Schiacciate l'avocado rendendolo quasi in poltiglia. Se avete un frullatore che ne dovete fare di più, usate quello. Ci siamo. Ora tagliamo il nostro salmone in tre parti più o meno uguali. Ricordatevi di squamarlo. Adesso passiamo al nostro yogurt. Prendetelo e mettetelo all'interno di un frullatore. Aggiungiamo una macinata di pepe, un pizzico di sale, d'olio d'oliva, extravergine e andiamo a frullare. Fate scaldare una padella antiaderente e nel mentre ungete il vostro salmone con un po' d'olio. Mettete un pizzico di sale sulla pelle e ponetelo dalla parte della pelle prima. Ok, fatelo cuocere su tutti e quattro i lati. Ci siamo, ancora 2 minuti e possiamo impiattare. Ci siamo. Andiamo a mettere i lancetti di salmone qui. E con 2 cucchiai, o se avete una salsa a porcio è meglio, andate a fare una sorta di piccola quenelle. In questo caso non mi servirà proprio una quenelle, ma la mettete sull'estremità del piatto. Ora prendete il salmone e lo mettete sull'avocado, uno con un po' come vi piace, uno con la pelle rivolta verso l'alto, una verso il basso, un po' a vostro piacimento. Una volta adagiato il salmone sull'avocado, dategli la forma, potremo andare ad aggiungere il nostro yogurt. Ed ecco qui, il nostro piatto è pronto, vedete?
molto dietetico e di gran gusto. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e che mangiando così, quando andate al mare, potete sfoggiare il fisico. Un bacio a tutti, lo chef Davide vi saluta.